Con Emiliano Locatelli, regista del film Il diavolo e Dragan Sigan al cinema da martedì 12 marzo 2024. Ben trovato! Grazie, grazie, grazie dell'invito. Cos'hai raccontato? Il nostro film è un film a cavallo tra un film d'autore e un film di genere. Abbiamo da poco ricevuto il riconoscimento ministeriale di film d'essai, quindi possiamo dire senza ombra di dubbio che il nostro è un film d'autore a tutti gli effetti. Però l'elemento di novità, quello che ho tentato di fare, è quello di appunto aggiungere alle tematiche tipiche dei film d'autore. Nel nostro, insomma, si parla di deindustrializzazione, crisi economica, delocalizzazione. Ho tentato di affiancare comunque gli stilemi del genere, specialmente thriller e poliziesco. Quindi il nostro è il tentativo appunto di ibridazione tra un certo tipo di cinema d'autore e quello di genere. Posso dire che l'elemento di novità, oltre a questo, che poi sarà il pubblico a dirci se sarà riuscito l'esperimento, è quello di un Enzo Salvi in un ruolo molto intenso, drammatico per la prima volta sullo schermo, in un ruolo da protagonista, e credo che per i suoi fan, e già lo stiamo vedendo in questi giorni perché lui ha iniziato a pubblicare qualche clip tratta dal film, il trailer, sono veramente scioccati, però in positivo. Fino adesso abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, però ecco, l'elemento di novità, oltre a quello che riguarda, ecco, il genere e le tematiche di cui parliamo, è proprio questo. Che vedete un Enzo Salvi scioccante, ecco, in qualche modo. Poi c'è uno straordinario Sebastiano Somma, altri attori giovani e molto bravi come Ivan Boraggine e Gennaro Lillio, una partecipazione straordinaria di Adolfo Margiotta, poi anche tre donne bravissime, Lara Balbo, Emi Bergamo e Carlotta Rondana, Giovanni Carta, vabbè, il cast è molto molto promettente, ecco. Com'era nato Non... tutto? È una sceneggiatura che ho scritto molti anni fa, nel 2012 o 13, se non ricordo male. Quindi è rimasta per tanti anni nel mio cassetto. Poi, grazie sempre ad Enzo Salvi, abbiamo nel 2021 girato un cortometraggio intitolato Solamente tu, che è disponibile anche su Amazon Prime. E grazie a questo cortometraggio, comunque, siamo stati in vari festival, sia in Italia che all'estero. Abbiamo vinto diversi premi. Anche lui lì era già. Quello è stato il nostro primo esperimento con Enzo Salvi in un ruolo drammatico, e per il quale ha vinto anche il premio come miglior attore al cortinametraggio, che è un festival molto importante di corti in Italia. Quindi è nato tutto grazie a questo cortometraggio. Grazie al corto poi abbiamo trovato una produzione che è la Roble Factory di Marco Fais, che approfitto per ringraziare, e abbiamo realizzato quest'opera, che è la mia prima opera di lungometraggio, quindi la mia opera prima. Posso dire, ecco, che oltre al fatto che saremo dal 12 al cinema, prima all'Adriano, poi Napoli e Ostia, stanno uscendo altre date anche Frosinone e Latina, dalle 15 di Los Angeles del 7 marzo, che sarà mezzanotte di giovedì da noi, saremo proiettati nel Festival Los Angeles Italia al Chinese Theater di Los Angeles della Walk of Fame, e per me che sono un autore esordiente è un sogno ad occhi aperti, ecco, di poter essere proiettato al Chinese Theater, che non è una cosa che succede tutti i giorni. Siamo in compagnia poi di altri film molto importanti, Sollima, quello di Bellocchio, e c'è anche il nostro film, quindi una piccola soddisfazione, ecco, già l'ho ricevuta. Poi vediamo, la cosa più importante comunque è che il film piaccia al pubblico. Poi al di là delle passerelle che a me interessano poco, la cosa importante è che il film possa piacere. L'opera è la cosa più importante di me Che distribuzione sarà? anche. Per quanto riguarda il Theatricol, cioè l'uscita in sala, lo stiamo distribuendo in maniera indipendente, cioè la produzione è diventata anche la distribuzione, quindi faremo un'uscita un po' a macchia di leopardo, ecco, ci tengo a dirlo. Quindi l'importante è restare collegati, per chi volesse vederlo già da adesso in sala, con i canali social, il sito roblefactory.com, la mia pagina personale Emiliano Locatelli, che si trova sia su Facebook che su Instagram e su X. Ecco, sui nostri canali daremo di volta in volta le novità riguardo le uscite in sala. Però posso dire che dopo questa uscita in sala Theatricol abbiamo comunque Adler Distribution che ci distribuirà sulle piattaforme. Quindi ecco, una volta poi finito il percorso della sala, posso già dire con certezza che ci troverete sulle piattaforme. Il film Il diavolo e Dragan Sigan al cinema da martedì 12 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Emiliano Locatelli. A presto! Grazie a voi, a presto.